Questa solennità è una buona notizia per tutti noi, meravigliosa, che sconfessa la cattiva fama che ha normalmente la Chiesa nel mondo e molte volte la portiamo anche dentro noi. La Chiesa e il cristianesimo, nel migliore delle ipotesi oppio, droga per i popoli, per le persone, nella peggiore delle ipotesi un lavaggio del cervello, dove ti mettono davanti questo della sofferenza, della croce, per tenerti buono, per tenerti al guinzaglio, piena di regole, piena di no, piena di tabù. Questo è quello che ascoltiamo tutti i giorni, no? E che portiamo noi molte volte nel cuore, in maniera latente forse, in maniera nascosta, subdola, però è così. Perché io non so quante volte oggi, per esempio, abbiamo pensato al cielo, abbiamo pensato che abbiamo un destino celeste, stiamo andando lì, che tutto ciò che noi facciamo oggi, tutto quello che noi diciamo oggi, tutto quello che noi pensiamo oggi, ha un valore eterno, nel bene o nel male. Questo l'hai pensato? Non so quante volte i giovani, per esempio, pensano al cielo, no, i progetti, il futuro. Esiste il cielo, c'è il terremoto, per esempio, voi conoscete che significa terremoto. In un momento tutto finisce. Tu hai pensato al cielo? Perché la beatitudine, la vita beata, è la vita celeste. Beata te, Maria, perché hai creduto alle parole del Signore. Che cosa? Che il cielo prendesse carne nella tua carne, il cielo dentro di te, che significa il compimento della tua vita, che significa essere strappati alla menzogna del demonio, che tutto finisce, che tutto svanisce, che bisogna rendere tutto, che ogni lasciata è persa, il carpe diem, no? Di questo film terribile, forse molti di voi hanno visto, della scuola, no? Questo professore, perché tutti saremo cibo per vermi e quindi dobbiamo prendere l'attimo, cogliere l'attimo per lasciare orme nella storia e non rimanere delle fotografie ingiallite, questa menzogna terribile che governa il mondo, che muove tutto, muove le banche, muove i governi, muove tutto, che tutto finisce, che davanti a noi non c'è una porta aperta ma una porta chiusa, anzi c'è una parete, perché oltre c'è il nulla, dal nulla veniamo al nulla andiamo. E invece la notizia di oggi è che Gesù Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, primizia, cioè tutti quelli che sono morti in Cristo risorgono. Quando? Oggi. Quando viene a te questo annuncio, quando viene a te la Vergine Maria, la Chiesa, e ti annuncia che Cristo è risorto dai morti, che cosa si muove dentro di te? Che cosa? C'è qualcosa che si muove dentro di te? Esulta qualcosa dentro di te? Si riaccende questa beatitudine per la quale siamo stati creati? Beatitudine vuol dire pienezza, compimento, eternità, vuol dire tante cose. Sì! Perché quello che tu desideri, quello che io desidero, quello che ogni uomo desidera, anche peccando, chi divorzia? Perché divorzia? Perché il demonio lo inganna e non ce la fa a stare in una relazione che gli diventa come un inferno. E allora la ragazzina di 20 anni diventa il cielo, diventa il paradiso, diventa qualcosa che mi può compiere, che mi può dare felicità, che mi può saziare. Ma così sul lavoro, i soldi, eccetera, eccetera. Ma quando arriva la verità, quando arriva la pienezza dei tempi, quando arriva la Chiesa che visita Elisabetta e ti dà il saluto, shalom, pace, pace, che è Cristo risorto, che dice pace a voi, dice, i discepoli gioirono infinitamente, quasi non credevano per la gioia che avevano nel vedere il Signore, cioè che vuol dire? Che non era finito tutto, che c'era un destino, cioè che oltre quella barriera di disperazione, che tutto finisce, che siamo, che c'è la ineludibilità della fine, che siamo tutti in fondo a un guinzaglio, più o meno lungo, ma che arriva il momento in cui questo guinzaglio ti serra la gola e perdi tutto, allora se vedi che questo non è vero, se vedi che qualcuno taglia questo guinzaglio, dice ma sei libero, guarda, puoi amare, puoi perdonare, puoi perdere la vita, perché ti ho vita, vita in abbondanza, puoi perdonare tua moglie, è quello che vuoi, ma non ce la fai, no? Ti sei sposato per stare con lei eterna, per tutta la vita, non ti sei sposato pensando di andartene un giorno,
Volevi quello, desideravi quello, sapevi che quello è il compimento, Dio l'ha benedetto, Dio l'ha pensato da sempre. Bene, la puoi perdonare oggi, guarda. Guarda, puoi aprirti alla vita, anche se stai con paura, anche se stai in precarietà economica. Puoi abbandonarti al Signore, puoi obbedire, puoi ascoltare e obbedire. Ma come? Devo fare questo che ti sembra assurdo, lo puoi fare. E senti dentro una pace, una gioia, un'allegria. Da dove viene questo? Da questo che esulta nel tuo cuore l'amore di Dio che è stato seminato in te quando sei stato creato per Lui, sei stato creato in Cristo. E finché tu non sei Cristo, finché Cristo non si unisce a te, finché tu non lasci posto a Cristo nella tua vita, non sei felice, sei un frustrato, sono un frustrato e vivo schiavo di una menzogna. La Maria oggi viene e dice: ma è assunta in cielo in corpo e anima, non passa per la morte. Che vuol dire questa cosa? Come tutti i dogmi della Chiesa sono prima vissuti dalla Chiesa, sono prima sperimentati dalla Chiesa, non sono cose astruse, non sono lavori e elucubrazioni o, se vogliamo, dissertazioni teologiche, sono un'esperienza viva della Chiesa. Tutti i dogmi, la Trinità, la Verginità di Maria, tutto viene dalla esperienza della Chiesa, e Maria è madre, è immagine della Chiesa. Per questo se dice la Chiesa, proclama e celebra oggi che Maria è stata assunta in cielo in corpo e anima, senza passare dalla morte, vuol dire che la Chiesa ha fatto questa esperienza e la fa tutti i giorni. Vuol dire che tu, dentro la Chiesa, dentro la tua comunità cristiana, puoi vivere questo. Dove? Al lavoro. Dove? Nella vecchiaia. Dove? Quando tuo marito ti abbandona? Ti ha abbandonato? Dove? Se rimani orfano? Abbandonato? Dove? Se non c'hai lavoro? Dove? Che non sai assolutamente nulla del tuo futuro, che non sai se ti sposerai, se non ti sposerai, che non c'hai un ragazzo, non c'hai una ragazza, non sai che cosa sarà la mia vita, boh. Nella precarietà totale, lì tu sperimenti quello che oggi celebriamo. Per questo la Chiesa non è che scrive libri e poi mette lì e dice: allora noi pensiamo questo, noi va in giro per le spiagge a fare propaganda elettorale. No, la Chiesa celebra, cioè vive quello che crede e lo celebra. E questa celebrazione riempie e colma la vita della Chiesa, perché è per questo che tu sei nato. Non sei nato per essere triste. Questa menzogna che dicevo, che il mondo porta dentro e che anche noi sperimentiamo tante volte, le scorie che ci si appiccicano dentro, perché a scuola, perché i compagni, perché la crisi, perché quello, perché quell'altro, è una menzogna enorme. Quella sì che tiene schiacciato l'uomo, ripiegato su se stesso, obbligato a peccare, obbligato a darsi piacere. Ma se ti dicono: guarda, la porta è aperta, guarda, e tu oggi puoi sperimentare che questo corpo tuo è santo, perché, dice Maria, è stata associata a Cristo, in quanto madre di Cristo, in quanto corredentrice, anche lei ha fatto l'esperienza del suo figlio, cioè è passata attraverso la vita terrena, entrando direttamente nel cielo. Ma questo vale per te e per me, che nella Chiesa, nella comunità, sono intimamente unito a Cristo. E faccio questa stessa esperienza, per cui in ogni evento della mia vita io entro nel cielo. Allora, ogni evento della mia vita non è per la morte, ma per la vita. Le cose più astruse, le cose più terribili, le malattie, il cancro, qualsiasi cosa è, porta al cielo. Con la tua carne, una carne santa, una carne da custodire in castità, da rispettare, da amare. La carne della fidanzata, la carne del fidanzato, del marito, della moglie, dei figli, del malato. Non posso toccare, non posso io intervenire. Ma che cos'è questa? Una regola? No. Questa è che quella carne è santa. È il tempio, il tabernacolo del cielo. Come è avvenuto in Maria, avviene in te e in me. Pensa che immensità. Allora sì, che piano piano, ci viene tolta la paura della morte. Ma non perché qualcuno me lo dice, non perché qualcuno mi ha dato il cervello, perché no. Perché è quello che io vivo ogni giorno. Io ogni giorno sono assunto in cielo. Ogni giorno sono assunto nella vita divina. Ogni giorno sono assunto con questa carne che io ho in cielo. Assunto, assorbito, trascinato nel cielo per vivere qui sulla terra un anticipo della vita celeste. Che cos'è la vita celeste? Cos'è la beatitudine celeste? Saziarsi dell'amore di Dio. Essere sazi di Cristo, della sua presenza, del suo amore, della sua tenerezza, della sua dolcezza. Essere saziati, essere beati. Quando un bambino dice: beato te che c'hai quella macchinetta, beato te che c'hai quel gioco, beato te
Tutti noi abbiamo detto, spesso con argomenti anche più duri, beato te che c'hai una madre, un padre così, beato te che tua madre ti fa uscire la sera, beato te che c'hai i soldi, beato... Ecco, tutto quello che il tuo cuore desidera, ma il tuo cuore è purificato, non il tuo cuore avvelenato dalla menzogna idolatrica del demonio che fa di te un dio falso, che deve offrirsi tutto, che deve avere tutto e ti fa invidiare tutte le persone che hanno ciò che tu non hai. No, il tuo cuore purificato desidera Dio, desidera la pienezza della relazione con Dio, desidera il paradiso, desidera vivere abbandonato a Dio. Bene, Maria, assunta in cielo, ci annuncia la nostra assunzione in cielo dentro la Chiesa, che è la comunità cristiana, che sono le viscere di misericordia di Maria, che trasmettono a noi l'amore del Padre, che ci generano somiglianti al Padre, immagini del Padre. Nelle viscere di misericordia della Chiesa il sangue di Cristo ci lava, ci fa nuovi, ci risuscita, ci fa passare indenni attraverso la morte, ci fa addormentare con Maria per essere assunti nel cielo in corpo e anima. Tutto ciò che ci accade non è più contro di noi, ma è per noi. Anche la cosa più dolorosa diventa la porta del cielo, diventa una benedizione. Tu puoi benedire Dio per ogni evento della tua vita. Questo dogma lo celebri nella tua vita quotidiana, in ogni evento, dal concepimento al compimento naturale della vita, compimento, per cui tu potrai dire tutto è compiuto, come ha detto il Signore, tu potrai dire oggi è compiuto, domani oggi è compiuto, dopodomani oggi è compiuto, perché ho amato, perché ho perso la mia vita, perché in quella relazione, in quel lavoro, in quella situazione, io sono stato assunto in cielo, ho respirato il cielo, ho gustato le primizie del cielo. Essendo primizia nella primizia che è Cristo, posso trascinare in cielo questa generazione, le persone che sono accanto a me, compiendo così la missione di Maria, la missione della Chiesa, quello che oggi noi celebriamo, quello che oggi ci consola, la speranza invincibile che reca a tutti noi questa festa, diventa in noi una speranza per il mondo, assunti in cielo perché il mondo possa alzare lo sguardo dalle bassezze, dalle povertà, dalle meschinità, dalla corruzione di questa terra per vedere il destino, perché tuo figlio vedendo te vede la stessa esperienza di Maria, come tu la stai guardando oggi, come tu la stai sperimentando oggi nel suo seno. Tuo figlio, tua figlia, le persone che sono accanto a te possono vedere in te il destino che li aspetta. Tu pensa quanto è importante, quanto è preziosa la tua vita, tutti gli aspetti della tua vita. Per questo, proprio perché parliamo di cielo, proprio perché guardiamo il cielo, noi possiamo dare valore infinito, importantissimo, imprescindibile a ogni istante della nostra vita. Non perché ogni lasciata è persa, ma perché ogni istante della nostra vita è un pezzettino di cielo da pregustare, un passaggio all'essere assunti in cielo, per cui non ci fa paura nulla, per cui non temiamo nulla, se non perdere Cristo, perdere Maria. Questa è la grande notizia che oggi viene a noi attraverso questa festa, poter vivere intensamente ogni istante della nostra vita, proprio perché ogni istante della nostra vita è già incardinato, incastonato nel cielo che ci sovrasta, ma ci abbraccia questo manto misericordioso di Maria, questo posto preparato dal Signore che viene attraverso Maria a prenderci anche oggi per essere in Cristo, attraverso sua madre che ci genera fratelli di Cristo.